Vittorio Sgarbi oggi all'Aquila per l'esposizione Tesori del Venerdì Santo, l'Aquila svelata nell'ambito della perdonanza, parla dell'Aquila, di una bellezza ritrovata, di una città viva dopo il Covid che ha inferto un'altra ferita importante. Sta rinascendo, si vedeva un po' preoccupato perché la vedevo sempre come un teatro di fantasmi. Adesso vedo che riprende, anche il Covid è stato utile perché è stato quasi peggio del terremoto. Non si abbia fatto più o meno morti, ma certamente ha reso le vite più infelici e quindi l'idea di tornare a vivere dopo il terremoto, qualcuno poteva avere dei dubbi che magari casca la casa oppure c'è il torre delle morti. Invece dopo il Covid c'è il desiderio di tornare a vivere e quindi la città mi è sembrata l'ultima volta qualche giorno fa quando sono venuto per lo spettacolo a San Bernardino su Dante e Celestino, mi è sembrata che avesse questa ripreso vita, insomma, lo testimonia quello che sta capitando. Le opere stanno animando la Basilica di San Bernardino e la Casa d'Aste Ljubic, che ha organizzato a Palazzo Cipolloni Cannella una mostra, L'Aquila svelata, appunto, in collaborazione con i Cavalieri del Venerdì Santo e con le Belle Arti, con i tesori della processione del Venerdì Santo di Remo Brindisi e altri artisti di fama nazionale e internazionale a lui vicini, come Lucio Fontana e Gio Pomodoro. Nella Casa d'Aste Ljubic per la prima volta potranno essere visti da vicino la Corona della Madre Addolorata, l'Angelo col Calice e altre opere. All'interno del palazzo anche la mostra Volti Aquilani di Roberto Grillo e Paola Casciati, che è una prosecuzione dell'ultima mostra di Grillo ancora incentrata sul dolore. Questa apre alla bellezza, alla diversità, all'integrazione, all'ironia. È una sorta di progetto futuribile, e cioè i volti sono quelli di persone ovviamente viventi oggi, però questo concetto del colore e l'ironia anche di molte pose è la volontà, il desiderio e anche la speranza di finalmente della ripresa di una normalità di questa città. La perdonanza prosegue con tante iniziative. Il concerto saltato ieri di Gigi D'Alessio, caso maltempo, potrebbe essere recuperato il 29 o il 31. Stasera c'è Max Pezzali. Da oggi sarà attiva la piattaforma per la prenotazione dei biglietti per il corteo del 28 e per la messa. Ci saranno, come al solito, i braccialetti di diverso colore, uno solo per il corteo, uno per corteo e messa, che potranno essere presi previa prenotazione in Viale Crispi. Gli unici a muoversi però saranno le dame della bolla della croce e il Giovin Signore, perché i figuranti saranno fermi in un corteo statico. Per prendere parte solo alla messa non servirà il Green Pass, che invece è obbligatorio per il corteo. Inoltre sarà il sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni, l'autorità di governo, che parteciperà il prossimo 28 agosto alle iniziative legate al rito di apertura della Porta Santa.